Benvenuti! Oggi parliamo di questo drone che è estremamente leggero, poco costoso e che dovrebbe essere, ecco, nello zaino di tutti noi. Direi che ormai ne hanno parlato tutti e lo conoscete tutti quanti. È il DJI Mavic Mini. Ho deciso di prenderlo e aspettare a parlarne in modo da riuscire a provarlo bene, a capire quanto effettivamente lo utilizzo, per chi è perfetto questo drone e potervene parlare nel modo migliore possibile. Innanzitutto lasciatemi dire il prezzo. Questo drone costa 399 euro nella versione base e 499 nella versione combo. Io ho preso la versione base perché è molto più in linea con l'utilizzo che faccio io del drone. La versione base comprende il drone con il suo aggeggio protettivo per il gimbal, il radiocomando non ha lo schermetto ma ci attacchi sotto il telefono e arriva in confezione con i cavetti che ti permettono di attaccare sia dispositivi lightning che dispositivi con USB-C o micro USB, quindi insomma compatibile con qualsiasi cosa. E in questa versione arriva con una sola batteria che per me è più che sufficiente, e delle eliche di ricambio e stick di ricambio per il telecomando. Nella versione combo invece arriva con tre batterie, tre eliche di ricambio, viti di ricambio in più, con la custodia per portarlo in giro, il proteggi eliche e il caricabatterie. Quindi hai un po' di cose in più che sono comunque ottime per il prezzo che paghi. Riguardo due info sul drone: pesa 249 grammi, il che lo rende minuscolo. Una batteria garantisce 30 minuti di volo e più o meno ci arriva, almeno per adesso. Poi magari andando avanti la batteria si consumerà un po' e ne farà 20, ma comunque per me è più che sufficiente. Con il radiocomando arriva fino a 2 km di distanza, tecnicamente. Gli unici sensori sono sotto e sono visivi e permettono di non schiantarsi al suolo fondamentalmente. Non ha altri sensori in nessun altro punto del drone, quindi dovete fare un pochino più attenzione rispetto ad altri modelli, ma se questo è il vostro primo modello imparate con questo. Insomma, non la vedo come una grossa perdita. Sicuramente sono utili, ma il gimbal è stabilizzato su tre assi. La qualità video arriva fino a 2,7K, quindi non fa il 4K, ma di nuovo più che sufficiente per quanto mi riguarda. E queste sono le informazioni principali riguardanti il drone. Così avete una panoramica generale. Ora, a chi è diretto effettivamente questo drone? Faccio questa velocissima interruzione semplicemente per dirvi che i miei preset sono ancora disponibili per 5 giorni e poi saranno tolti per sempre, quindi se vi interessano per modificare le vostre foto su Lightroom, cliccate il link in descrizione e andate a dargli un'occhiata. Se li utilizzate, taggatemi a @chiocciolafernalamesta su Instagram, così che io veda le vostre foto e possa mettermi mi piace, ricondividerle, insomma. Beh, senz'altro diretto agli amatoriali, alle persone che non hanno bisogno di un drone di questo tipo per lavorarci, o meglio, a tutti quelli che non fanno un uso estremamente intenso, che alla fine dei conti sono la maggior parte delle persone. Io stesso che faccio video su YouTube raramente faccio riprese da un drone, anche se ogni tanto ti può tornare utile, anche solo per fare dei piccoli lavoretti comunque. Però pagare 1000 euro per un drone che uso poi 4 volte all'anno, o uso in quel viaggio fighissimo ma poi per il resto del tempo sta su uno scaffale, ecco, mi sembrano soldi un pochino sprecati. Mentre in questo caso spendo 399 euro, che comunque non sono pochi, ma questi 399 euro mi permettono di avere un drone ipercompatto che posso letteralmente portarmi sempre con me nello zaino, numero uno, non scontato, e numero due, non mi sento in colpa se anche lo uso quelle 3-4 volte all'anno. Nelle occasioni in cui mi serve lo faccio volare, lo uso e lo sfrutto. Ma siccome non ne faccio un uso intenso, direi che è perfetto. Questo non vuol dire che tu non lo possa utilizzare per dei lavoretti, per progetti un pochino più complessi, ma per l'uso non ricreativo ci sono tutte delle leggi, ci sono robe che devi seguire, riguardanti anche il dove puoi effettivamente far volare il tuo drone e se devi pagare un'assicurazione per far volare questo piccino. Beh, la risposta è sì. Ora lasciate che vi dia le informazioni principali che vi serve sapere per poter effettivamente far volare un drone anche piccolino di queste dimensioni, perché è molto importante conoscere cosa stai facendo. Poi se vuoi infrangere la legge lo fai, ma sai a cosa vai incontro. Non sto dicendo che dovete infrangere la legge, sto solo dicendo che bisogna sapere a che cosa si va incontro quando si maneggia un prodotto di questo tipo, che è comunque potenzialmente pericoloso se non ci fai attenzione. Banalmente, una volta me lo stavo facendo atterrare sulla mano, avevo il dito leggermente piegato, ho beccato un'elica e mi ha tagliato il dito. Non ho più un dito, no scherzo, il dito ce l'ho, però mi ha lasciato un bel taglio, e se non ci fai attenzione può essere un'arma pericolosa. Comunque, informazioni legali riguardanti al volo con questi tipi di droni. Ok, qua davanti a me ho le regole principali da seguire per quanto riguarda i droni inferiori ai 250 grammi per uso hobbistico. Tutto cambia nel momento in cui si parla di altri droni a livello professionale. Vi lascio tutte le informazioni comunque in descrizione dei video, il regolamento ENAC, siti per assicurazioni. Vi lascio un po' di informazioni così se vi volete informare meglio potete farlo. Io voglio fare solo veramente una piccolissima parentesi perché ci tengo
ma non posso dedicare tutto un video a questa cosa. Quindi, parlando del nostro Mavic Mini in questo caso, dovete conoscere il sito di D-Flight e registrarvi, perché su quel sito sono segnate tutte le mappe per quanto riguarda l'Italia e le zone dove puoi volare e anche le zone dove non puoi volare. Tipo, a Milano non puoi volare con un drone. Punto. Praticamente in nessun punto della città, è tutta zona rossa. Zona rossa, 0 metri di altezza con un drone. Poi c'è tipo la zona arancione fino a 25 metri, gialla fino a 45, azzurra fino a 60 e poi la zona bianca fino a 120 metri, che è l'altezza massima che puoi raggiungere con un drone senza permessi, bla bla. Se vuoi volare con un drone in Milano devi avere il patentino e richiedere un permesso alla città, che ti dirà sì nel caso, ma ti molto difficilmente. Questa è la prima informazione. Dopodiché dovrete registrare ogni singolo drone su D-Flight. E il costo è di 6 euro per ogni drone, per stampare un piccolo QR code che andrà applicato sul drone stesso e che lo renderà riconoscibile, diciamo. Per quanto riguarda la roba professionale costa centinaia di euro, ma questo è un altro discorso. E la registrazione su D-Flight sarà obbligatoria da luglio 2020 per ogni drone. Serve poi un'assicurazione, questa da subito. Vi lascio un link in descrizione che approfondisce la cosa. Il costo si aggira tra i 30 e i 60 euro, a volte già compresa nell'assicurazione che avete magari a livello familiare, insomma dipende. Se volete farla singola, quello più o meno è il costo. Sempre per il nostro Mavic Mini lo si può far volare per voli non critici, quindi niente sorvolare persone, 150 metri da zone congestionate, quindi con tanta gente, e 50 metri almeno da ogni singola persona non coinvolta all'interno del volo. E ovviamente rispettare le zone di volo segnate su D-Flight. E l'altezza massima, che in ogni caso è 120 metri. Se non si rispettano queste cose, ci sono problemi, danni e non si ha l'assicurazione, eccetera, le multe possono andare dai 30.000 euro ai 100.000 euro. Sono due soldini, ecco. Comunque vi lascio tutte le informazioni in descrizione per informarvi meglio. Leggete, capite e fate le cose nel modo giusto, perché è importante. E non fidatevi solo di quello che vi ho detto io adesso, perché è tutto molto superficiale quello che vi ho detto. Approfondite. Torniamo al nostro drone. A livello di esperienza per quanto riguarda il volo con questo drone, è estremamente semplice da pilotare come qualsiasi altro drone DJI. È molto molto intuitivo. Dovete fare attenzione perché non hai sensori intorno, quindi se lo state sbattendo contro un muro o se state indietreggiando, più realisticamente ci sono degli alberi, lui ci andrà contro, non vi avviserà, non si stopperà. Anche dovesse cadere, comunque essendo abbastanza leggero, i danni sono limitati rispetto che con un drone più grosso, ecco. Il telecomando ha la funzione di registrazione e per scattare la foto direttamente qua fisici. E poi hai due joystick per pilotarlo, ovviamente con gli stick dentro, e questa rotellina che ti permette di ruotare la camera verso l'alto e verso il basso. Infine ovviamente il tasto di accensione e il tasto per il decollo. Potete farlo decollare dalla vostra mano senza problemi, tenete la bella piatta altrimenti vi tagliate un dito, e potete farlo atterrare mettendogli la mano sotto e spingendo verso il basso il joystick per far scendere il drone. Lui capirà che c'è una mano perché ha i sensori sotto e dirà ok, ti atterro sulla mano piano e tu controlli, tieni la mano abbastanza piegata, eviti le dita e lo fai atterrare. È molto molto semplice da gestire anche in aria, ha tre funzioni principali, ovvero la funzione standard, diciamo, la funzione sport e la funzione cinema, dove la funzione standard è quella più classica, dove il drone è mediamente veloce. La versione sport permette al drone di andare molto più velocemente, ma di avere quindi scatti più intensi a livello di video. Non conviene registrare in modalità sport, a meno che non dobbiate inseguire una macchina, però appena girate leggermente la manovella girerà a destra o a sinistra in base a dove lo state direzionando, in maniera super veloce e molto più reattivo fondamentalmente. Mentre nella versione cinema ti permette di fare dei movimenti più tranquilli e più dolci, in modo da avere riprese migliori. Potete impostare dall'app distanze di sicurezza varie in altezza, in lontananza, di quanto può andare il drone. Nel momento in cui arriva a quell'altezza lui si blocca, potete farlo per sicurezza. Registra tutto quanto su scheda micro SD. Purtroppo la porta per la ricarica è micro USB e non USB-C, un vero peccato. Questo tacco che vedete sembra particolare e rettangolare, in realtà è un semplicissimo micro USB. Anche se questo adattatore è quadrato ed è strano, un normalissimo micro USB funziona benissimo, anche se ha una forma leggermente diversa. Non fatevi fregare dalla forma. Non ho mai avuto grossi problemi di trasmissione tra app e drone, il tutto funziona tramite wifi, ma non ho mai avuto problema del drone si scollega, perdo il segnale. Dovete sempre fare attenzione e avere le antenne ruotate verso il drone se ce l'avete sopra di voi, oppure se è in lontananza, in modo da avere comunque sempre un buon segnale. Giratevi sempre verso il drone con le accortezze, però insomma, se ci fate attenzione, cosa che è importantissimo fare avendo un drone di questo tipo. E poi ovviamente dall'app ci sono delle funzioni di volo particolari che ti permettono di fare un giro intorno al soggetto selezionato, di volare indietro
rispetto al soggetto, insomma, funzioni predefinite che potete usare per alcuni tipi di inquadrature se volete. Non ha la modalità di follow, purtroppo, quindi non puoi selezionare una persona e farla seguire dal drone. Questo immagino che sia perché non ha i sensori intorno e quindi hanno preferito eliminare la funzione, poiché mentre cammini magari il drone decide di andare un pochino più a destra e sbatte contro un albero e non può regolarsi, quindi per questo motivo, per sicurezza, probabilmente non hanno attivato queste funzioni, anche se però queste modalità follow predefinite esistono, tipo ti giro intorno, selezioni il soggetto e lui lo tiene a mente e gira intorno a te, non lo so, queste funzioni ci sono, ma la possibilità di farti seguire mentre, che ne so, sei in bici, sei è... quella non c'è. Ed è una grossa mancanza, perché io che mi riprendo da solo a volte faccio fatica a fare due cose insieme. Ho bisogno di una persona che mi dia una mano in quel caso. Tutte le immagini che avete visto in questo video sono girate a 2,7K e upscalate a 4K, perché questo video è in 4K. A livello di qualità non ho nulla da dire. Fa un po' di fatica ogni tanto col chiaro scuro. Voglio dire, non è perfetto, ma al 99% dei casi è più che sufficiente per quello che mi serve. In più, piccolo consiglio: quando volate con un drone, volete fare delle belle riprese eccetera, vi consiglio di volare durante la golden hour, ovvero quando il sole è leggermente obliquo, non è ancora tramonto perché a quel punto diventa un po' scuro, insomma comunque è tardo pomeriggio, poi dipende dalla stagione in cui volate. Perché per quanto riguarda invece le fotografie scattate con questo drone, di nuovo nulla da dire. Purtroppo non scatta foto in RAW, scatta solo JPEG. Sono comunque di ottima qualità e riesce a fare delle buone modifiche sulle foto stesse. Però ecco, purtroppo non ha RAW, che è veramente una pecca enorme, e spero lo aggiungano in futuro con qualche aggiornamento. Secondo me è fattibile e non vedo perché non dovrebbe esserci la possibilità. Ecco, ad oggi è così. Insomma, questo è un drone che va bene un po' per tutti, un po' per tutti quelli che non hanno intenzione di farne un uso professionale, che non hanno intenzione di farne un uso intenso, ma per chiunque si voglia divertire e avere comunque delle buone immagini, un drone di qualità, magari per fare anche qualche lavoretto. Dovete seguire le regolamentazioni se volete lavorare con i droni, descrizione, informatevi. Ma per quanto mi riguarda, il drone giusto per la maggior parte delle persone, non c'è neanche il dubbio se prendere questo o il Mavic Air, senz'altro questo. La differenza tra i due droni non è così evidente da giustificare i soldi in più presi per l'altro drone, a meno che non vi serva qualcosa di specifico. Ma se vi volete divertire, se volete sperimentare, se... questo è senz'altro la scelta giusta per voi. Quindi fatemi sapere se l'avete mai provato, se ne avete uno, che drone avete, che drone usate. Se vi incuriosisce, con un commento qua sotto. Seguitemi su Instagram a @chiocciolafranlamesta, dove pubblicherò poi anche delle foto scattate con questo drone. E pubblico storie ogni giorno, un po' tipo daily vlog, quindi potete seguirmi. E noi ci rivediamo come al solito il martedì e il venerdì alle 13, sempre qua su Efrem Studio.